Credo che quanto sia stato fatto con la collaborazione dei clinici sia veramente un passaggio epocale. Le criticità che oggi sono state espresse sono criticità definite in un ambito assolutamente di confronto costruttivo che porteranno il comitato che è stato definito all'interno del provvedimento assessoriale a stabilire un percorso per il superamento delle stesse. Si tratta naturalmente di una necessità di implementazione continua del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale, ma soprattutto di una collaborazione sempre più proficua tra i nodi della rete che sono stati individuati e per i quali naturalmente necessitano degli aggiustamenti di tipo organizzativo, per cui sicuramente chiederemo alle direzioni aziendali di avere una particolare sensibilità nell'organizzazione delle loro aziende per quei centri che naturalmente poi costituiscono il fiore all'occhiello dell'azienda stessa perché si rivolgono a pazienti che hanno una certa complessità e che quindi trovano in quei centri la risposta ai loro bisogni complessi.